E pronti via, è iniziata FC Matese Avezzano Calcio. Sì, Cisca fa buona guardia, poi attenzione, sempre Sissé, prova il destro, pallone che termina fuori dallo specchio dei pali, difesa da Palombo. Ti va Ricciardi per Esposito, che prova a puntare l'avversario, la mette al centro, pallone allontanato dalla difesa, poi Setola conclude, palla che si spegne sul fondo. Esposito che difetta nel controllo, la palla finisce sui piedi di Ricciardi che prova la conclusione, c'è una deviazione, debole la conclusione di Ricciardi, la mette a rimorchio, pallone che viene allontanato, poi non è finita, arriva questa conclusione da lontanissimo da parte di Sassarini, la conclusione di Sassarini si è spenta sul fondo. Sassarini, mentre il gioco riprende, Pellecchia prova a sorprendere Palombo e per poco non realizzava la rete del 1-0 per l'Avezzano. Esposito lascia sul posto un avversario e serve Setola, invitato al cross, Napoletano con il destro, conclusione deviata e poi corner per il Matese sotto lo spicchio dei tifosi matesini che stanno sostenendo a gran voce i propri beniamini. Arriva questa versione, stacca Sorrentino mentre giocano gli ospiti con Pellecchia che prova a puntare, la mette col mancino, Sissé la tocca, poi palla che sfila, Donatangelo conclude col destro, palla che termina sul fondo dalla difesa dell'Avezzano e quindi Sissé prova a partire in contropiede superando sia Esposito che Ricciardi e prova la conclusione da lontanissimo. Palombo prima col petto poi con le mani, si incarica della battuta Vittorio Esposito. Le torri sono rimaste in area, va Esposito con il destro, Napoletano stacca e palo clamoroso e poi arriva la rete, arriva la rete, Matese in vantaggio, ha segnato Vittorio Nocerino. Squadre che vanno negli spogliatoi con il Matese che conduce per una rete a zero, prova in verticale, arriva questo traversone, ci arriva Catozza, la mette giù, conclusione, calcio di rigore, la deviazione decisiva di Setola sulla conclusione di Scatozza. Pellecchia contro Palombo, va Pellecchia col sinistro, Palombo la tocca ma non basta, l'Avezzano pareggia con il penalty di Pellecchia. Catozza si era opposto, Luigi Setola insomma un po' scomposto con le mani alte. Il pallone, attenzione, ripassa in vantaggio al Matese, c'è il gran gol di Napoletano. Poi Sissé allarga tutto, Scatozza, attenzione perché è pericoloso questo esterno, va con il mancino, Bianciardi, conclusione murata da Riccio, sempre Bianciardi, prova a metterla dentro, arriva la rete, 2-2, Pellecchia si toglie la maglia ed esulta. Al Ferrante la doppietta di Pellecchia con una traiettoria. Va Esposito col destro, calcio in porta, Cocola fa sua, soprattutto per due squadre che vengono da due sconfitte, attenzione Carnevale, Carnevale entra nel rigore, prova col destro Carnevale, si distende Coco, momenti di apprensione al Ferrante, Ricciardi batte, Esposito con la testa, palla che sfila, c'è più tempo al Ferrante, è 2-2 FC Matese Avezzano Calcio.